amici di Penna e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Irene Milani. Irene, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Iniziamo subito con la domanda con la quale torturo, come dicono in redazione, i miei poveri ospiti. Chi è Irene nella vita di tutti i giorni e chi è Irene scrittrice? Allora, io nella vita di tutti i giorni sono una terribile insegnante di italiano alle scuole medie, quindi sono una che tortura a sua volta gli studenti con domande. E Irene scrittrice è una grande appassionata da sempre di lettura, che poi ha iniziato a scrivere quello che le sarebbe piaciuto leggere, quindi un po' per gioco è nata la mia passione per la scrittura. È stato un salto facile, meditato, oppure così? È arrivato all'improvviso? Diciamo che è arrivato all'improvviso. A un certo punto avevo un po' più di tempo, ho cominciato a scrivere qualche pagina, poi dopo da lì è nata magari un'idea più ricca, e diciamo che poi nel corso degli anni, è una cosa abbastanza recente, ma 10-12 anni che ho cominciato a scrivere, quindi poi la mia scrittura si è anche evoluta, ho cominciato a focalizzarmi più magari sui romanzi storici e da lì poi tutto molto non studiato, diciamo così, seguendo un po' l'istinto. Senti, esiste un Irene di carta, ovvero un personaggio che puoi definire il tuo alter ego? Di solito è molto migliore di me, perché cerco sempre magari nei miei personaggi di mettere quei lati che mi piacerebbe avere caratterialmente soprattutto, quindi ci potrebbe essere un alter ego che però di fatto non esiste nella realtà, è l'aspirazione mia. Senti, c'è un libro e un personaggio tuoi che puoi definire i cocchi di mamma? Perché poi alla fine, parliamoci chiaro, i nostri libri sono come figli, guai a chi ce li tocca, quindi. Allora, come personaggi forse ci sono i due protagonisti della prima, diciamo, io ho scritto questa specie di saga, sono quattro libri che hanno gli stessi personaggi, che si chiamano Tristan e Isolde, sono due ragazzi che iniziamo a conoscere alla fine del liceo e seguiamo i primi anni di università, e sono proprio i primi personaggi che ho creato, poi avendo una storia che si sviluppa su quattro libri, sono proprio loro un po' i miei cocchi di mamma, devo dire. E invece il libro a cui tengo di più è La memoria di Elvira, che è uno degli ultimi che ho scritto ed è un romanzo storico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Beh, interessante. Come mai la scelta dei romanzi storici? Un po' per, diciamo, deformazione professionale, perché comunque sono molto appassionata di storia. E per esempio vedo che anche i ragazzi, se vedono vedono un film o leggono un libro, certe cose le percepiscono meglio, e quindi poi magari ci sono alcuni periodi storici, per esempio la Seconda Guerra Mondiale, che al di là della sua drammaticità è anche adesso purtroppo estremamente attuale, dà un sacco di spunti di quindi affiancare la storia con la S maiuscola a quella delle persone che hanno vissuto questi periodi. Senti, l'ispirazione da dove ti arriva? Spesso da canzoni, nel senso che magari sento una canzone e mi immagino un po' chi possa essere magari il personaggio, o da lì poi mi parte un po' la fantasia. Oppure a volte, per esempio, sui romanzi storici è proprio lo studio. Per esempio nella Memoria d'Elvira ho approfondito la figura di Rommel, e quindi da lì poi dopo ho pensato come incastrare lui, che è un personaggio storico reale, in un contesto di fantasia. Beh, interessante. Come scegli il periodo storico? Perché credo tu non ti sia focalizzata solo ed esclusivamente sulla Seconda Guerra Mondiale. No, allora ne ho fatto uno sulla Seconda Guerra Mondiale, uno sulla prima. E poi, siccome io di formazione, di studi, ho studiato archeologia, ne ho fatto uno ambientato nel periodo romano, e sono probabilmente i periodi che conosco meglio e che mi affascinano un po' di più. Quindi, conoscendoli meglio, poi riesco anche a... Perché non è facile, sembra banale, ma certe espressioni anche quotidiane che usiamo non possiamo metterle in altri anni, in altri periodi, e quindi devi fare tutto un lavoro anche sul linguaggio, che se non hai padronanza del periodo risulta ancora più difficile. Esatto, anche perché, ti parlo da archeologa anch'io, perché anch'io sono archeologa come te, io
Trovare, riuscire a scrivere uno storico ambientato nell'antica Roma è complicato perché se sanno il tuo background e vuoi mettere un paradosso storico, ti iniziano ad additare: ah, l'archeologa che non sa la storia. Questa è la cosa che un po'. Sì, per esempio, mi hanno contestato il ciao, che non si diceva ciao, lo so, ma non posso scriverlo tutto in latino, allora prendo. E quindi vabbè, ci sono molto i puristi dei romanzi storici. Ovvio, non puoi dire nell'antica Roma andava come un treno, perché è ovvio che non lo puoi mettere, però magari su alcune cose si può, diciamo, tralasciare, sorvolare su alcuni particolari. Però non è facile. Ogni tanto mi viene da ridere, dico, adesso cosa scrivo invece di questa frase, invece di questa espressione? Perché. Esatto. Poi magari scrivi le frasi corrette e ti dicono: ah, ma in quel periodo mica lo so se c'era, se si diceva così. Dobbiamo accontentarci anche di questo. Senti, un genere che vorresti provare a sperimentare, ma che non hai mai sperimentato, che non hai mai, non ci hai mai messo le mani? Allora, diciamo che l'ultimo romanzo che ho fatto ho sperimentato giallo, che secondo me però è molto difficile, non è molto nelle mie corde. Quello che è forse più difficile secondo me è fantasy. Io non ho quel tipo di mentalità di creare mondi, inventare cose strane, quindi preferisco restare un po' più ancorata. Però potrebbe essere una sfida anche quella dei romanzi fantasy. Potresti partire da un paranormal ambientato, che ne sai, anche in un periodo storico passato? Beh, per esempio, nella mia memoria di Elvira, la seconda parte è ambientata al giorno d'oggi e la protagonista, diciamo, non è un paranormal, ma ogni tanto ha dei flash, dei déjà vu in cui la protagonista un po' la guida alla risoluzione, insomma, alla scoperta di alcune cose di cui non era al corrente. Quindi qualche Potrebbe essere un elemento. piccolo passo, dai. Sì. Mai Però dire diciamo che mai. i fantasy classici, quelli con personaggi fantastici, mondi, credo che sia molto difficile se uno lo vuol far bene. Cioè, Tolkien si era inventato anche tutto l'alfabeto e la cartina prima di fare. Quindi non credo al momento di essere, Lo anche di so. avere il tempo, perché poi oltre alla fantasia ci vuole mettersi lì e pianificare molto. Io sono molto istintiva, quindi sono come il giallo, sono rimi che devi pensare molto prima e poi scrivere. Io faccio il contrario, prima li scrivo, poi li penso. Allora, guarda, io vengo dal fantasy perché scrivo fantasy, quindi ti posso dire che quando sei lì che devi creare un mondo, ti senti onnipotente, ti senti Dio che crei dischi, montagne, mari, fiumi. Cioè, Bello, è bello. divertentissimo, che ti garantisco. Ci proverò, la sfida è Provaci. stata lanciata. Provaci. Senti, la tua famiglia ti supporta, ti sopporta in questa follia della scrittura? Che fa? Come interagisce con te? Sì, no, diciamo che mi supporta in vario modo, nel senso che magari leggono, commentano, criticano. Mi lasciano anche un po' lo spazio, oppure magari quando ai bei tempi, quando si poteva fare qualche presentazione, venivano con me, quindi insomma, diciamo che abbastanza mi sopportano. Senti, tanto critici? E No, sì, è giusto, diciamo. li accetti i consigli che ti danno No, quello oppure? sì, perché secondo me poi vabbè, io ho pubblicato tutto con piccole case editrici che non sono a pagamento ma non fanno grandi interventi sul testo, quindi per me è importante poi avere anche un riscontro su co cosa eventualmente modificare, su cosa piace, cosa non piace a chi legge, quindi a chi legge i miei libri chiedo sempre un feedback, quindi accetto molto volentieri se sono critiche costruttive ovviamente, Beh, fatte con ovvio. cattiveria non penso che abbiano senso. Ovvio, ovvio. Perché purtroppo ci sono anche quelle. Ti sono mai capitate? Poche per fortuna, forse anche perché comunque non, diciamo, il mio bacino non è larghissimo, quindi sono magari amici, colleghi, parenti, perfetti sconosciuti ne ho pochi diciamo, nel gruppo dei lettori. Quasi tutti quelli che ho conosciuto tramite i libri mi hanno fatto poi i complimenti, hanno dato un riscontro positivo, quindi quelle proprio cattive, cattive gratuite, no, per fortuna. Meno male. Senti, sei in un momento di relax o stai scrivendo qualcosa?
Diciamo che sono in fase di ricerca, perché dopo aver appunto creato questi personaggi di fantasia ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, sto facendo un po' di ricerche sulla storia dei miei nonni che l'hanno vissuta. E quindi sto cercando di studiare un po' quello e vediamo se da lì poi ne esce qualcosa da pubblicare o se resta soltanto, diciamo, ad uso familiare, uso personale. Bene, siamo quasi arrivati alla fine della nostra chiacchierata e ti volevo chiedere due cose che sono forse le più importanti di tutte. La prima è dove i nostri ascoltatori possono trovare i tuoi libri e dove possono seguire le tue avventure letterarie. Allora, per quanto riguarda i libri, si trovano su Amazon in formato sia digitale che cartaceo. Poi ho un profilo Instagram e una pagina Facebook, quindi, come Facebook mi trovano come Irene Milani Autrice oppure Iremila77 su Instagram. Perfetto, io non posso far altro che ringraziare te per averci per essere stata con noi in questa puntata, ringraziare i nostri ascoltatori che ci hanno seguito fin qui e darvi appuntamento alla prossima puntata. A presto! Ciao, grazie, anch'io ti ringrazio per le interessanti chiacchierate che ci siamo fatte. Grazie a te. Linea alla regia.